Buongiorno a tutti amici, come avete visto ho appena preso il caffè, ho già acceso il mio robottino per andare ad aspirare i pavimenti, è un grosso aiuto e adesso vado a preparare la merenda e il pranzo per Ale per oggi a scuola. Oggi è venerdì, la giornata più bella della settimana secondo me, e tra l'altro stamattina a scuola c'è assemblea, quindi Ale entrerà verso le 10:30 e io mi sono presa qualche oretta di permesso in modo da poterlo accompagnare. Oggi per il pranzo panino col salame, gli metto sempre un dolcetto e della frutta. Oggi gli metto un po' di frutti di bosco, dei lamponi, dei mirtilli, le more no perché non erano tanto buone, erano un po' aspre, quelle che ho preso alla Bennett e basta, preparo il suo cestino del pranzo, metto tutto nello zaino e poi andiamo a prepararci. Questa mattina, visto che si entra dopo a scuola, vado anche a lavarmi i capelli, sto utilizzando ultimamente questo shampoo antiforfora di Yves Rocher, mi piace moltissimo, e sempre in abbinata la mia maschera di Pantene, che non può mai mancare. E vado anche a farmi qualche onda perché mi avete detto che mi stanno molto bene e quindi ultimamente le sto facendo spesso, anche perché ci metto veramente pochissimo. Buongiorno a tutti, eccomi qua finalmente, mi sono preparata, ho fatto anche una specie di colazione, nel senso che ho bevuto un po' di succo e mi sono presa dell'ibuprofene perché ho il raffreddore da tipo 2 settimane credo, non riesco a farmelo passare. C'è anche da dire che non è che sono stata a casa a riposarmi tranquilla, sono andata sempre a lavoro perché comunque non avevo né febbre né niente, ma ho sempre questo naso chiuso, questa sensazione di avere le tonsille o le ghiandole, non so, gonfie, però di fatto fisicamente non sto così male, è solo che questa oppressione che ho qui a livello di naso non riesco a farmela passare. Comunque, nelle prossime settimane dovrebbe anche migliorare il tempo, quindi speriamo che anche questo aiuti e vediamo un pochino come va. Allora, stamattina è venerdì, sono le 9:30, io sono a casa perché a scuola da Ale c'è l'assemblea sindacale e quindi entrano alle 10:30, pertanto mi sono presa qualche oretta per poi portarlo a scuola e intanto faccio qualcosina in casa questa mattina. Tra l'altro c'è una bellissima giornata di sole, quindi credo che farò partire anche la lavatrice, così mi porto avanti per il weekend. Intanto mi sto bevendo un succo di questo qui del Carrefour, molto chimico, veramente terribile, però ne ho ancora una confezione, quindi devo finirla. Tante novità in arrivo riguardo degli accessori per mantenere in ordine la casa. Sto cercando di accettare le collaborazioni che ritengo più idonee
rispetto alle domande che mi fate spesso sotto i video e anche su Instagram. Mi chiedete spesso della lavapavimenti, dei robottini per aspirare e lavare il pavimento, mi chiedete anche cose relative al make up, alla skin care. Infatti anche qui ci saranno delle novità in arrivo, quindi insomma sto cercando di accettare un po' di collaborazioni che siano quelle che a voi interessano di più, e quindi aspettatevi qualcosa di carino. Io sono molto contenta perché ultimamente mi stanno contattando tante aziende e ne sono veramente felice, perché vuol dire che comunque quello che faccio arriva anche fino a loro, piace, credo che abbia comunque un valore, pertanto mi stanno arrivando tante richieste di collaborazione e ne sono felice, e spero che lo siate anche voi, perché di fatto le collaborazioni sono principalmente per mostrare e far conoscere a voi dei prodotti proprio provandoli, perché magari quando si guardano le pubblicità si capisce sì più o meno qual è il prodotto, se è un aspirapolvere o se è una lavapavimenti o che ne so, se è un forno, una friggitrice, però su YouTube si entra proprio nel merito dell'utilizzo del prodotto, che secondo me è fondamentale. Almeno io quando devo andare a fare un acquisto di qualsiasi tipo, ma anche l'organizzazione delle vacanze, se devo scegliere un hotel, vado sempre prima su YouTube a cercare se c'è qualche video che già mi spieghi dove andare, cosa vedere, qual è l'hotel migliore da scegliere, oppure se è un elettrodomestico, un accessorio, una crema, eccetera, che mi faccia vedere davvero qual è l'utilizzo, qual è il beneficio e nel tempo qual è il miglioramento rispetto a quando si è iniziato ad utilizzare il prodotto o la crema che sia. Quindi trovo che questo tipo di video siano veramente molto molto utili. Tra le altre cose, parlando di hotel eccetera, stiamo organizzando anche le vacanze. Sono molto contenta perché non voglio spoilerarvi nulla, però è una vacanza che già avevo organizzato tempo fa per i 40 anni di Claudio. Io avevo organizzato un viaggio bellissimo che spero riusciremo a fare quest'anno, e poi è scoppiato il Covid e quindi ho dovuto annullare tutto, anzi per fortuna che mi hanno rimborsato l'acconto che ci avevo pagato. Quella è stata veramente una fortuna, perché so che in tanti hanno perso gli acconti di viaggio, e quindi insomma sono stata fortunata, ecco, nella sfortuna sono stata una di quelle fortunate, e quindi quest'anno ci riproviamo. Adesso stiamo cercando di capire un pochino tutto per organizzarlo bene, e poi appena c'è qualcosa di certo vi aggiorno di sicuro, così se magari c'è anche qualcuno di voi che vuole visitare questo posto ed è interessato, almeno può prendere spunto, e poi ovviamente vi porterò con noi, ci mancherebbe. Adesso vado a fare due cosine, finisco di bere sto succo che è veramente una tristezza, e vado a vedere se Ale vuole fare colazione, poi ci prepariamo e andiamo a scuola. Allora, eccomi qua, sono arrivata a casa già da un bel po', ho cenato, ho seguito la diretta della Fede su Instagram, stasera ha fatto l'aperitivo con i follower e io non potevo assolutamente mancare. L'ho seguita all'inizio mentre venivo a casa e poi l'ho seguita bene bene quando sono arrivata. Mi sono fatta un bel calice di vino, qualche stuzzichino, abbiamo fatto aperitivo tutti insieme, è stato carino. E mentre arrivavo ho preso un po' di pacchettini che sono arrivati oggi fuori, tra l'altro uno gigantesco, ma ve ne parlerò poi più avanti. Ve ne faccio vedere uno che ho già spacchettato perché è molto interessante. Sapete che io ho collaborato diverse volte con IMIM, questa azienda americana che fa skincare, quindi creme, sieri, eccetera, e mi ha inviato due nuovi prodotti che adesso vi vado a far vedere. Allora, i prodotti di cui vi voglio parlare, che mi hanno inviato, sono questi qui di IMIM. Questo qui è un kit riparatore, c'è una crema viso e un siero alla bava di lumaca. Sono due nuovi prodotti per i MIM, non li hanno mai avuti tra i loro prodotti, e io sono super curiosa di provarli perché con la bava di lumaca non ho mai provato nulla, ma so che sono veramente molto validi e quindi andrò a testarli. Magari stasera li proviamo già insieme per la prima volta, così vi dico già la mia prima impressione. Allora, questo qui è il siero e questa qui invece è la crema viso.
Io li ho già aperti, ovviamente, perché la curiosità mi mangiava. E allora l'unica cosa che ho notato è che sono molto collosi, quindi non vorrei che la sensazione poi sul viso fosse un po' appiccicosa, però finché non vado a provarli non ve lo posso dire, quindi dopo nella skincare serale andiamo a provarli insieme, così vediamo un attimino come sono. Sono molto contenta perché, come ho detto, è la prima volta che provo dei prodotti con la bava di lumaca, che so essere veramente un ottimo ingrediente per la skincare. Allora, sono andata a lavare il viso, sono ancora un po' rossa perché ho passato il pannetto in microfibra. Come prima cosa andrò a mettere il siero contorno occhi, che è questo qua. Le boccettine sono veramente super eleganti, tutte nere, lucide, veramente un bel packaging hanno fatto. Ne metto 3 gocce senza toccare la pelle. Voilà. E vado a massaggiare. Adesso vado ad applicare il siero con bava di lumaca. Ne metto qualche goccia. Vedete che è molto bavoso. Ne vado a mettere un po' sul palmo della mano. Ok? E lo vado a passare sul viso. È proprio appiccicoso, sì, devo dire la verità. Però se fa quello che promette è eccezionale. Lo scopriremo nei prossimi video. Questi prodotti non hanno profumazione e la cosa mi piace tantissimo, perché se un prodotto è valido ma magari ha una profumazione che non vi piace, meglio senza, almeno non si rischia. Allora, devo dire che si è assorbito molto facilmente e è ancora un po' appiccicoso perché non è ancora proprio penetrato bene. Ok, adesso vado a mettere la crema contorno occhi, questa qui, ce ne va pochissimo anche di questa. Massaggio. Per ultima vado a mettere la crema viso, sempre questa qui, alla bava di lumaca. Ah, anche questa fa la bava. Allora, diciamo che l'effetto un po' appiccicoso lo fa sia la crema che il siero. Adesso poi vediamo quanto si assorbono bene, come rimane l'effetto sul viso. Ne ho messa forse anche troppa, adesso vado a mettere un po' anche sul collo, perché ho esagerato un po'. C'è poi anche la crema collo, che però in questo caso non andrò a utilizzare perché ho già messo quella viso anche sul collo, perché sono andata ad abbondare un pochino troppo. Allora, devo dire che si sono assorbite sia il siero che la crema in un attimo. L'effetto adesso è un pochino appiccicoso, ma perché non è ancora proprio assorbita bene. Devo dire che tutti i prodotti di Im sono piuttosto idratanti, soprattutto la crema per il collo. Infatti io la uso spesso anche per altro, oltre al collo, per, non so, i gomiti, i talloni. È ottima perché è veramente molto molto spessa e burrosa. Adesso ve la faccio vedere. No, non è questa, ma è questa.
e la usa anche Claudio a volte perché è veramente super idratante e ottima. Non conoscevo questi prodotti, vi dico la verità, e sono sempre un po' scettica su queste marche che non si conoscono, che non vengono tanto pubblicizzate, ma questi prodotti, credetemi, sono veramente super super validi e, come ho detto, non avrei regalato a mia cognata questi prodotti se non avessi pensato che sono veramente ottimi. Io mi trovo stra bene, non ho mai avuto problemi di pelle nonostante io ce l'abbia molto molto sensibile, infatti vedete, solo dopo averla lavata che è tutta rossa, quindi questo già vi fa capire il tipo di sensibilità della mia pelle, ma questi prodotti nonostante tutto non mi hanno mai dato problemi né di bruciore né di rossore né di acne, nessun tipo di problema, sono veramente top. Comunque, qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i prodotti che vi ho mostrato, in particolare a quelli con la bava di lumaca, che sono quelli nuovi che mi hanno inviato oggi da provare. Per il momento, ecco, adesso si è assorbita e vedete che non fa assolutamente l'effetto appiccicoso, anzi ha un bel effetto di pelle morbida e idratata, mi piace. Adesso vado a lavarmi i denti, mi vado a mettere il pigiama. Vi dico un'altra cosa perché tanto me la chiederete, lo so già: la tuta nuova che ho preso, questa qui da Tezenis, è veramente molto molto carina, ce ne sono di diversi colori, ma questo sapete che il fucsia è il mio colore. Aspettate che mi tolgo questo cerchietto, se no mi rimane tutto il segno sui capelli. Dicevo, c'è di questo colore qua, azzurra, verde acido, forse gialla, se non ricordo male, bellissima. Ho preso solo la felpa perché ho un sacco di leggings da abbinarci sotto, ma c'era tutta completo, quindi felpa e pantalone, è molto leggera, quindi primaverile, ha i polsini fatti così e sotto qui ha questo laccetto che si annoda e potete anche stringerla, farla corta ad esempio se volete, oppure lasciarla così come la tengo io, ma è veramente molto confortevole e molto molto bella. Detto ciò, vado a mettermi il pigiama e vado a nanna perché sono un po' stanca e noi ci vediamo domani. Buonanotte. Eccoci arrivati a sabato mattina. Oggi ho in programma un po' di riordino, pulizia di casa. Non sono ancora proprio in forma, quindi stamattina abbiamo evitato di andare al corso di nuoto. Visto che comunque ho ancora un bel po' di tosse e non vorrei andare a spargere germi in mezzo ai bambini, quindi questa mattina, visto che ho un sacco di tempo in più rispetto agli altri sabati, vado a dedicarmi alla casa, cambio tutte le lenzuola, vado a pulire tutti i pavimenti, la polvere, i bagni, la tavernetta, insomma ho fatto veramente una marea di cose. Tutte questa mattina, tra l'altro, quindi ho ottimizzato tantissimo i tempi. Tra le altre cose vado a cambiare anche il copripiumino del mio letto, vado a mettere questo qui che ho preso al Carrefour, è veramente molto molto bello. L'unica cosa negativa è che sul fondo non ha né bottoni né cerniera, cioè è fatto esattamente come la federa di un cuscino, si va a chiudere a pacchetto e quindi di sicuro scivolerà via il piumone. Adesso stavo pensando se magari mettere io una cerniera e andarla a cucire con la macchina da cucire, oppure se mettere qualche bottone, qualche asola, in modo che sotto rimanga chiuso e non scappi via il piumino. Comunque adesso vediamo. Lo so che nel letto non ci sono le lenzuola, non prendetemi per matta, ma mentre le sto lavando e asciugando intanto sono andata a mettere le federe e il copripiumino per portarmi un po' avanti. Terminate tutte le pulizie del piano, vado a prendere la mia Tineco S5, questa qui è quella nuova che mi è arrivata la settimana scorsa se non sbaglio, è comodissima ragazzi, veramente una bomba, e soprattutto questo nuovo modello, a parte avere il serbatoio più grande, ma ha anche la spazzola che va a pulire fino a filo muro, a differenza del precedente modello dell'S3 che non aveva questa novità, questa grande novità, perché non rimane più il bordino di 2 cm a fianco al muro ed è veramente una figata.
Quindi, finite le pulizie, dicevo, vado a passare la Tineco che mi aspira e mi lava i pavimenti e ho terminato. Posso godermi il sabato pomeriggio, anche se non sono tanto in forma, e la domenica. Pertanto io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro un buon weekend, vi mando un grosso bacio. Ciao!